Come abbiamo appena ascoltato, l'Europa è stata definita una grande utopia contemporanea. Dal punto di vista politico è senz'altro così, dal punto di vista storico c'è qualcosa che è comunque collegabile a questa definizione, cioè perché l'Europa è un concetto che in qualche misura, questo ci dà subito qualche idea sull'impostazione di questa grande opera, l'Europa è un concetto che in qualche misura impone una costruzione finalistica. Mi riferisco al fatto che molto spesso gli storici si trovano a lavorare su delle realtà che oggi sono tangibili, anche se magari utopistiche, e che nella storia tali non erano. Proprio questa accademia, ormai oltre 10 anni fa, promosse una grande storia di Torino in 9 volumi che dovette, seppur con soluzioni diverse rispetto a quelle che il professor Galasso ha dato, anche perché era un'opera più umana, dovette partire da una constatazione, cioè che Torino oggi è una città importante, però probabilmente se Torino non fosse stata oggi una città importante non si sarebbe mai fatta una storia di Torino in 9 volumi. Questo non vale per tutte le realtà urbane, ovviamente. Se avessimo parlato di Napoli o avessimo parlato di Milano, la stessa logica finalistica, cioè di adattare ciò che si studiava a un punto d'arrivo, non sarebbe diventato un percorso obbligato come invece è stato in quell'avventura in cui parecchi di noi furono coinvolti anni fa. Cioè, quando si guarda al passato, si va anche al passato più lontano, perché Giuseppe Galasso parte dalla preistoria, in realtà inevitabilmente condizionati da un punto d'arrivo. Galasso stesso dichiara che la nozione geografica di Europa matura solo nell'età moderna avanzata, no? Quindi si pone, soprattutto per quello che oggi è qui il mio compito, il problema di andare a cercare che cosa avviene all'interno di una realtà geografica, ma come vedremo fra un attimo anche storica, molto complessa, che non ha ancora questa identità, addirittura sul piano geografico non ha ancora questa definibilità. Questo incide sul metodo della costruzione dell'opera. Galasso in ogni caso dice di non volersi fare condizionare dall'empirismo della definizione e di volerla piuttosto cercare come figlia della storia, in fieri, nelle fasi precedenti sia al Medioevo di cui io mi occupo, in cui qualche traccia di Europenses, se non di Europa, si trova, ma addirittura anche per il periodo precedente, quando è un quadro in cui avvengono delle cose che sono da analizzare appunto come una realtà in fieri, cioè una realtà precedente alla sua definibilità. L'autore, compete forse un po' a me dirlo proprio perché parlo per primo, è certamente il più idoneo per la sua duplice fisionomia, ormai piuttosto rara, di medievista e al tempo stesso modernista. Questa doppia competenza, che è stata per anni anche il titolo della disciplina da lui insegnata, è l'eredità di un accoppiamento disciplinare universitario della metà del Novecento, che tra l'altro Giuseppe Galasso ha difeso con molto vigore in anni in cui la cosa era messa in discussione. Un'altra ragione per cui l'autore di questa grande opera è adatto a fare questo percorso è il suo storicismo convinto, non privo, occorre dirlo, e sarebbe lui il primo a riconoscerlo, non privo di diffidenze verso le innovazioni storiografiche, soprattutto quelle francesi, della parte finale del secolo scorso. La centralità della storia politica che campeggia in questi volumi, ed è una centralità per cui esprimo piena condivisione, si sposa con l'approfondimento di parti istituzionali ma anche con tutto ciò che è generativo.
rispetto alle età successive. La rivoluzione commerciale, ad esempio, un tema fatto di auspici, di attese, di mondi di studiosi che non vedono l'ora che la modernità esploda e si manifesti nella sua pienezza, un taglio che ricorda in qualche misura un libro molto fortunato e meno amato dai medievisti, devo dire, che è La nascita dell'Europa di Roberto Sabatino Lopez, un libro degli anni 60. Le soluzioni sociali, economiche e politiche non vincenti o provvisorie finiscono ai margini in questo tipo di letture, oppure, se non ai margini, fra parentesi. Ma ciò, al di là delle opzioni metodologiche su cui possono esserci visioni diverse, è coerente e per larghi tratti indispensabile in un'opera con queste ambizioni e con una diacronia così estesa. L'autore ribadisce però, e questo è un punto a cui dedicare particolare attenzione, l'autore ribadisce in sede di introduzione che non cerca nessuna, sono parole sue, idea di progresso lineare e ad infinitum. Affrontando le pagine che sono certo esterne alle mie competenze, che precedono il Medioevo, ho detto che si parte dalla preistoria, l'autore ha deciso di dare centralità a un concetto molto importante e attualmente molto discusso, che è il concetto di etnogenesi. La lingua, e in questo caso ci occupiamo soprattutto di popolazioni indoeuropee, risulta diventare significativa quando si fissano, anche se solo provvisoriamente, delle comunità di insediamento che determinano etnia attraverso forme di consapevolezza. Queste forme di consapevolezza hanno una loro fluidità. In questo quadro definitorio si inseriscono le tante pagine che Galasso ha dedicato alla presenza celtica in varie regioni europee. Molto interessante mi è parso lo spazio dedicato dall'autore all'idea di polis greca. Perché? Perché Galasso parla di miracolo greco in generale, ma la polis è qualcosa in più rispetto al miracolo greco. È stata anche incubatrice di idee caratteristiche, ecco l'Europa in fieri, idee caratteristiche della civiltà europea sviluppatasi successivamente, non ultima quella che l'autore definisce cultura della ragione. Quello sarebbe il momento in cui si accende questa fiammella della cultura della ragione. Il successivo ellenismo risulta, e qui c'è condivisione con le posizioni di gran parte della storiografia, il successivo ellenismo risulta come una sorta di cultura ponte verso la romanità, soprattutto per un aspetto che è bene sottolineare, per la sua forte vocazione sincretistica. Attraverso la cultura ellenistica sono consegnate al mondo romano e poi attraverso il mondo romano anche i secoli successivi gli spunti che derivano da impostazioni prevalentemente aristoteliche o prevalentemente platonici. Sincretistica anche sotto altri punti di vista, perché è una cultura che si colloca all'incrocio fra influssi millenari molto diversi fra di loro, che riconsegnano a colui che deve, al mondo che deve ereditare queste ispirazioni, queste impostazioni, consegnano qualcosa che è diventato nel frattempo compatto, anche se variegato all'interno. La civiltà romana è presentata da Galasso come teatro della complessità. E questa è una definizione interessante. Vediamo il teatro della complessità in che senso? C'è ovviamente, sono parole di Galasso, respiro imperiale. Ma questo respiro imperiale manifesta una particolare, anzi particolarissima, capacità di inclusione. Quella romana è una civiltà cittadina, è abbastanza noto che la cultura romana non poteva essere molto amata dagli attuali orientamenti ecologisti, perché il mondo romano
lastricava anche tutte le campagne, nel senso che proprio c'era un'opinione negativa della campagna, particolarmente negativa dell'incolto, particolarmente negativa del bosco. Non ci sono culture dei boschi come invece si trovano nell'Europa settentrionale. Ed è una città cittadina che si consegna al Medioevo, usando le partizioni cronologiche tradizionali, con il connubio di quella che Giovanni Tabacco definiva, in modo che può apparire strano, ma che è risultato totalmente vincente nel mondo dei medievisti, quella che Giovanni Tabacco definiva cultura del latifondo, quindi ecco un segno di contraddizione nella romanità che si sta adattando, cultura del latifondo condivisa soprattutto dall'aristocrazia senatoria gallo-romana, unita all'ideologia unificante del cristianesimo. Cioè ci troviamo di fronte a un centro dirigente che ha due poli di riferimento. Il ritenere che l'eminenza sociale passasse attraverso la ricchezza di vasti spazi di terra, in contrasto con una certa base culturale romana, e al tempo stesso unificata dal cristianesimo. I veri romani risultano, nel primo volume di Galasso, giustamente i bizantini. Sono loro che si definiscono romani. Non è facile per altri attribuire a se stessi la medesima definizione, e in particolare quella che Galasso definisce la nuova Roma ha un sussulto importante di ripresa e al tempo stesso di proposta di egemonia dopo la guerra greco-gotica del VI secolo e con Giustiniano. Bisanzio, nuova Roma, continua a fornire quadri culturali e istituzionali con un dominio sul Mediterraneo che all'inizio è lievemente contrastato. Mi riferisco a un dato non notissimo, e cioè che all'inizio Bisanzio non fu la sola forza navale del Mediterraneo, ma c'erano i Vandali. Però fu proprio Bisanzio a cancellare quest'altra presenza. La flotta vandala a un certo punto non c'è più, e bisogna aspettare per trovare di nuovo una dialettica anche duramente contrastata fra forze navali diverse, bisogna aspettare la presenza musulmana. Questa impostazione ricorda alcune delle strade suggerite da uno dei maggiori medievisti inglesi contemporanei, cioè Chris Wickham, che ha con tutto sommato con moderazione, ma con un'analisi capillare di storia comparata, rilanciato la centralità delle logiche romane. Nel vecchio e in parte usurato, e non esito a dirlo, anche noioso dibattito romano-germanico, prevalenza degli uni o degli altri, è un aspetto che ha molto attanagliato il dibattito storiografico dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è negli ultimi anni, penso a un importantissimo volume di Carl Ferdinand Werner, che è un'opera ambiziosissima e molto vasta, dedicata alla formazione della nobiltà nella cultura europea, e penso appunto anche a una ben più recente opera di Wickham, c'è una ripresa dell'idea della romanità, cioè la continuità è una romanità non più dominante del punto di vista politico, ma in grado di proseguire sotto traccia e costruire un'egemonia di altro tipo, un'egemonia culturale, ma non culturale in senso stretto, culturale in senso di civiltà, cioè nel senso di continuare a suggerire a tutti gli attori politici che diventano sempre più numerosi nel Medioevo, di continuare a usare come categorie del politico, categorie dell'insediamento, categorie dell'inserimento dei diversi popoli in logiche che anche provvisoriamente li coordinassero, dei punti di riferimento romani. Questa è una tendenza che c'è e che si manifesta attraverso un itinerario di ricerca che è affrontato qui da Giuseppe Galasso in modo tutto sommato parallelo e in parte indipendente rispetto al lavorio di cui sto
dando conto, appare nella sua pienezza. Non si può che essere d'accordo con Galasso nel sottolineare che la via dell'integrazione più riuscita e più completa è stata quella dei Franchi. Una via dell'integrazione che ha avuto un incubatore significativo nella Gallia, in particolare nella Gallia meridionale, e che ha come spiegazione importante il precocissimo convertirsi al cristianesimo romano di Clodoveo, re merovingio, ma ha anche un'altra forma di realizzazione che va al di là del battesimo simbolico di questo re franco che, battezzando se stesso, ha in pratica costretto tutti a non passare attraverso l'arianesimo, cioè è cosa nota che i franchi erano politeisti prima di questa conversione, quindi è uno dei pochi casi di popolo barbarico che non passa attraverso l'arianesimo ma compie questa conversione diretta. Questa conversione diretta si unisce però a un altro fattore, cioè a una straordinaria elasticità manifestata sin dagli inizi, sin dalle fasi in cui i franchi si stavano spostando da quella che oggi chiameremo Germania settentrionale verso sud e verso ovest, una vocazione a considerarsi una federazione, a considerarsi un aggregato, a non insistere su una presunta identità di popolo che non era in grado di fornire se stesso, di presentare se stesso come una spugna sociale, una spugna di civiltà. La rapidità con cui altri popoli, cito i Burgundi, ma potrei aggiungere Alamanni ed altri, la rapidità con cui in fondo si ritengono tutti componenti dello stesso popolo franco, un popolo aperto, ha sicuramente avuto un peso enorme nel fornire loro, ai franchi, la carta vincente rispetto alla capacità di imporsi, rispetto ad altre integrazioni frenate, che sono invece ad esempio quelle degli Ostrogoti in Italia, l'Italia di Teoderico, o dei Visigoti in Aquitania prima e nella penisola iberica poi. Il cristianesimo romano, che ha tra l'altro proprio nei re franchi il vero capo della società cristiana, si dimentica troppo spesso che in quegli anni il Papa non era assolutamente in grado di essere capo della cristianità. Il capo della cristianità era il re dei Franchi, era lui che garantiva omogeneità. Il cristianesimo romano, con la sua progressiva omogeneizzazione, perché è quello che vince, lentamente ma vince, in parallelo al declino dell'arianesimo, prende gradualmente il posto della romanità, direi come pulsione coordinante. Molto significative sono le pagine dedicate al passaggio dai Merovingi ai Carolingi. Galasso sottolinea l'insufficienza di un istituto che ai più, anche ai colti, non dice moltissimo, è l'istituto della Trustis. La Trustis, i cui componenti si chiamavano Antrustiones, erano i grandi aristocratici militari che accompagnavano i re merovingi con un rapporto di fedeltà non ancora particolarmente formalizzato e che riguardava un numero molto esiguo di persone. C'erano proprio i grandi dignitari, la cui caratteristica fondamentale era quella di essere dei capi militari riconosciuti, e la necessità di adottare delle altre soluzioni. Non bastava questo gruppo dirigente. E quindi, dopo qualche buffo, quasi patetico tentativo di vietare ad altri di fare Trustis, ci sono delle leggi che, nella preoccupazione che si creino troppi nuclei politici che possano entrare in concorrenza fra loro, dicevo, dopo qualche patetico tentativo di vietare la Trustis, a poco ci si dimentica della Trustis, perché i Carolingi adottano altre soluzioni. I Carolingi hanno l'idea
un'idea, questa è semplice tutto sommato, di reclutare i funzionari dello Stato tra le aristocrazie locali, cioè non più tra quelli che accompagnano al centro i parziali movimenti di una corte itinerante, ma piuttosto coloro che per carisma, per capacità di combattimento, per violenza anche quando necessario, si erano imposti localmente come aristocrazie dominanti. Molti conti, in parte i conti carolingi, sono in parte reclutati fra uomini dell'ambiente di corte, ma in parte notevole sono reclutati fra le aristocrazie locali, come Galasso ribadisce. Una rete vassallatica, una rete di fedeli, costruita per consentire ai maggiori esponenti dell'aristocrazia franca di non essere troppo scontenti. Tendenzialmente erano scontenti perché subivano dei rallentamenti di operazioni di spedizioni militari, di operazioni belliche sui confini delle zone su cui già si era estesa la dominazione dei franchi. L'aristocrazia era indubbiamente scontenta di poter fare meno bottino rispetto a un tempo. E sotto questo punto di vista si rivela vincente, l'idea vincente dei maestri di palazzo, che poi diventano re della dinastia carolingia, si rivela vincente l'idea di costruire una rete vassallatica. Una rete vassallatica che non è verticale, come si è spesso creduto, cioè non si va dai vassalli dominici fino ai più piccoli coltivatori della terra, ma che è una rete prevalentemente orizzontale, che crea delle parentele artificiali fra le grandi famiglie e che viene usata quando si tratta di vassi dominici, quindi quando si tratta di vassi del re, viene usata non per confondersi, per sovrapporsi con la rete funzionariale, ma per affiancarla. Qui io avrei un punto di diversa interpretazione rispetto a Giuseppe Galasso, almeno io diminuirei l'identificazione tra vassalli, regi e ufficiali pubblici, perché lo studio sul campo di anni ci aiuta a vedere quanti ufficiali pubblici incontriamo, soprattutto prima di Ludovico il Pio, che non sono vassalli, e il numero sterminato di vassalli, anche regi, che incontriamo e non hanno un titolo d'ufficio, cioè non sono ufficiali pubblici. Di fatto la seconda rete, quella vassallatica che si affianca a quella funzionariale, è una rete che serve a completare il quadro e a migliorare l'efficienza dal punto di vista essenzialmente militare. I Merovingi, è una delle ragioni della loro crisi, i poveri Merovingi sono stati dei grandissimi re, altro che la fama di re fannulloni. La fama di re fannulloni è stata creata dai cronisti carolingi che avevano un senso di colpa, o meglio, interpretavano un senso di colpa dei carolingi di aver compiuto una sorta di colpo di Stato. Allora, per giustificare questo colpo di Stato, hanno accusato di essere fannulloni gli ultimi re merovingi, che ne erano poco intraprendenti, soprattutto dal punto di vista militare e delle conquiste. Ovviamente, come spesso succede, nei passaggi e nell'allargamento delle conoscenze, nella cultura comune sono diventati re fannulloni tutti i merovingi. Quindi un'operazione già di per sé censurabile, perché era un'operazione propagandistica, è diventata un'operazione culturalmente discutibile e generalizzata, cioè i merovingi sono stati dei grandissimi re. Certo, avevano una colpa che si evince bene nelle pagine di Galasso, che è quella di essersi attenuti troppo al modello romano, cioè volevano proprio realizzare un impero che avesse le stesse caratteristiche dell'impero romano. Questo modello troppo romano faceva mugugnare le aristocrazie. I carolingi invece, l'ho detto parlando della rete vassallatica, ripescano rapporti personali di matrice germanica molto più antica e li rimettono nel sistema. Rimettendoli nel sistema creano un'apparente contraddizione che però è un equilibrio. È un equilibrio che crea degli impulsi fortissimi e vincenti e che determina poi la lunga durata di questa dinastia. Del resto
che i modelli romani non fossero stati del tutto trascurati neppure dalla sopravvenuta dinastia carolingia è dimostrato dalla definizione che Galasso dà dello Stato carolingio quando dice lo Stato carolingio ha una fisionomia circoscrizionale. Questa fisionomia circoscrizionale che implica una nozione territoriale del potere e non personale. In linea di massima i popoli barbarici sapevano tribù per tribù o aggregati di tribù o gli stessi duchi longobardi. Il duco longobardo sapeva su chi comandava, ma non sapeva entro quali confini comandava. Non è più così con lo Stato carolingio, che in fondo quella vocazione di matrice merovingia di attingere a Roma dei modelli aveva funzionato. Ci troviamo di fronte, come dice l'autore, a una fisionomia circoscrizionale. L'ordinatio imperi di Ludovico il Pio, 817, in quasi tutti i manuali è presentata come una brutale divisione tra i figli, come se ci fosse una pura concezione patrimoniale del potere. Non è così e da quest'opera ne abbiamo conferma. È un ordinamento che applica con estrema lucidità la distinzione fra regni di popolo e regni territoriali. C'è un Rex Francorum, che è il re di tutti, e poi ci sono i regni di Aquitania, di Borgogna, d'Italia, quando i Franchi arrivano in Italia, che sono regni sottoposti al re di tutti, che è il re di tutti i Franchi. In fondo i Franchi non sentivano poi tutta questa esigenza di produrre un imperatore, perché loro una figura simile l'avevano già. Il Rex Francorum era il re di tutti, come l'imperatore il re di tutti, con dei regni territoriali sottoposti. La signoria fondiaria, la grande ricchezza fondiaria con potenzialità di sviluppi politici, ha un parziale modello nel latifondo romano. Una signoria fondiaria che poi si sviluppa in signoria di banno, cioè in signoria politica, e di cui si prevede che possa essere non feudalizzata. Molto spesso, pur essendo rispetto ai miei studi, Giuseppe Galasso è molto più legato a un'idea feudale del Medioevo. Io meno, quasi per niente, ma non solo io, ma molti medievisti. Però lui stesso ammette che molte di queste signorie locali, molte delle piccole tessere della pluralizzazione del potere che caratterizza l'età post-carolingia, possono non essere feudali. Certo, i piccoli proprietari cercano nella Curtis, nella grande azienda curtense, cercano sicurezza, già a partire dai secoli VII e VIII, come Galasso dice, ma soprattutto direi nel secolo X. Il pluralismo più vero Galasso lo individua nella seconda età feudale. È una definizione di Bloch, quella di prima e seconda età feudale. E bisogna stare attenti al fatto che Bloch, solo nella seconda età feudale, cioè quella che comincia dalla fine dell'XI secolo, riconosce una delega di giurisdizione nell'investitura. Il senior che investe il vassus normalmente non gli dà giurisdizione. Nella seconda età feudale invece comincia a esserci anche il feudo di signoria, si concede non solo terra che dia introiti, ma anche potere. Il pluralismo, secondo Galasso, appartiene alla originalità e alla flessibilità della storia di quell'Europa. Germogliano, dice Galasso, gli uni dagli altri nuovi soggetti politici ed insiste sulle signorie di fatto. Lui dice negli sviluppi del feudalesimo e non già nella Genesi, mentre forse già nella Genesi ci sono molte signorie, moltissime anzi, del tutto autogeneratesi, sviluppatesi al di fuori di concessioni di potere dall'alto. Non si può invece che essere completamente d'accordo sulla sua definizione di monarchie feudali nella parte finale del Medioevo, perché con l'inserimento di ogni potere interno in quel tipo di legame si realizza un quadro davvero feudale anche se ex post, cioè i poteri locali c'erano già tutti, vengono inquadrati formalmente, soprattutto per la cultura dei giuristi, all'interno di un quadro unificato. Si pensi alla pace di Costanza, troppo spesso celebrata come vittoria estrema dei comuni della Lega Lombarda, che in realtà è un compromesso. I comuni italiani continuano a riscuotere i regali, cioè continuano a riscuotere dei diritti di natura pubblica, perché si riconoscono vassalli collettivi
di Federico Barbarossa. Cioè vuol dire che quello strumento si rivela particolarmente duttile, particolarmente adatto a per degli inquadramenti nuovi che anzi ci presentano una società molto più inquadrata del vero pluralismo che c'era prima. Il solito discorso su cui non si può tacere degli Ottoni, e in particolare di Ottone I, che dice Galasso ai vescovi trasferì sia le funzioni già proprie dei conti, sia funzioni ancora regie. Qui si potrebbe fare l'eccezione delle ottime dimostrazioni di un grande storico scomparso che è Vito Fumagalli, che ci ha messo di fronte a molte situazioni in cui gli Ottoni fanno il contrario, deprimono il potere dei vescovi per potenziare quello dei conti, per imporre dei quadri comitali. Va a merito però di quest'opera di non usare il concetto di vescovo conte, che come i medievisti sanno, ma gli altri ignorano, è una cosa proprio interna alla disciplina, è storiograficamente superato da circa mezzo secolo. La Chiesa, l'ordinatio ad unum del conflitto fra Gregorio VII, promotore di una novità, la Chiesa unica, non solo concezione teocratica, Gregorio VII alla fine dell'undicesimo secolo impone finalmente quella figura di Papa che noi conosciamo e che crediamo essere sempre esistita, cioè di vero capo della cristianità, invece comincia soltanto con lui, cioè con Gregorio VII e con la fine dell'undicesimo secolo. E questa ordinatio ad unum vede Enrico IV, l'altra parte, quello di Canossa, come erede della tradizione imperiale, come vera guida unificante della cristianità. In quel momento il potere davvero ecclesiastico si impone in senso monarchico e si propone come elemento di contrasto nei confronti di questa egemonia anche ecclesiastica che esercitava il potere civile. L'espansione demografica e agraria è già nel X secolo, questa è un'altra cosa non tanto saputa. È immeritata la definizione di secolo di ferro e Galasso ci dimostra che è immeritata, e qui la novità Galasso non lo fa spesso, devo dire, non ama molto dire, si è sempre creduto che è invece, però in questo caso la novità è sottolineata e così arriviamo al comune. Nel comune italiano Galasso dice si tratta di un vero, di un vario, scusate, concorso di energie. C'è sì il ceto mercantile, ma anche proprietari, nobili e milites, attratti soprattutto dalle clientele vassallatiche vescovili. Un grande studioso tedesco, forse il maggiore medievista tedesco contemporaneo, che è Hagen Keller, ha dimostrato che i capitani, cioè i grandissimi vassalli lombardi, sono i principali protagonisti della nascita del comune, altro che comune borghese. E questo vale non solo per Milano, perché sarebbe troppo usarlo come modello unico, ma vale per molte città, ad esempio piemontesi, come Novara, come Vercelli e molte altre città dell'Italia settentrionale. La Societas Populi, ci dice Galasso, è un comune nel comune, che coincide come i governi ombra dei paesi anglosassoni, no? Che si danno la struttura intera pronta a sostituire i vertici dell'istituzione con tutti, diremmo oggi, i loro ministri già preparati. Il XIII secolo, secolo comunale per eccellenza, è il secolo in cui si valorizza la figura professionale del podestà rispetto alle figure dei consoli, che invece potevano essere anche degli analfabeti. Lui è un professionista che sa molto bene sul piano tecnico che cosa fa. Certo, è utilissimo che Galasso abbia sottolineato che il movimento comunale è europeo, non è soltanto italiano. Però i comuni non italiani hanno una caratteristica, non sono proiettati sul contado. Questa è una delle ragioni per cui gli storici inglesi amano definire il comune italiano città-stato, perché sono colpiti da questa capacità, come era già stato colpito Ottone di Frisinga, grande intellettuale della corte di Federico Barbarossa, colpiti che le città italiane non si accontentassero delle loro autonomie entro le loro mura, ma volessero costruire quelli che poi in Italia sono stati i veri principati territoriali. Questa è la differenza rilevante tra comuni europei e comuni italiani, una differenza
rilevante che si presenta ai nostri occhi tra le tante conferme che l'Europa non deve essere guardata con uno strumento ottico unico, ma con diverse reti in grado di distinguere e di comparare. Grazie.